chi è il principe Stefan Cernetić? Stefan Cernetić, principe ereditario di Montenegro e Macedonia, la famiglia più antica del Montenegro, quella che ha dato il nome a Montenegro. Montenegro è una parola veneziana. Lo stemma nostro è oggi sull'emblema e sulla bandiera della Repubblica di Montenegro. Io faccio l'ambasciatore della Protezione Civile Internazionale, ICDO, presso il Principato di Monaco, e vivo a Belgrado, in Serbia, e nel Principato di Monaco. Perché questa visita qui a Monopoli e in Puglia, tutto sommato, questo giro in Puglia? Una visita per metà vacanza, metà un contatto con gli imprenditori locali, per poter sviluppare certe realtà imprenditoriali all'estero. Stiamo aprendo con la Protezione Civile l'ufficio a Shanghai, abbiamo l'ufficio a Mosca, abbiamo l'ufficio a Monte Carlo, sia per la parte umanitaria, per la Protezione Civile, sia per la parte invece business, contatti con nuovi mercati e sviluppo di certi prodotti innovativi e speciali per quanto riguarda ecologia, sicurezza, innovazione su mercati emergenti. Che impressione le ha fatto Monopoli, il sindaco Emilio Romani e il vescovo che avete incontrato? Una splendida impressione. Naturalmente la Puglia e Monopoli secondo me diventerà sempre di più un punto di riferimento per il turismo mondiale, adesso che col terrorismo naturalmente in certi paesi come Tunisia, Turchia e altri non si può più andare perché diventa pericoloso. Naturalmente l'Europa e soprattutto la Puglia è un posto ancora sicuro, un posto dove si possono passare delle vacanze splendide pagando il giusto, mangiando molto bene, bevendo i vostri grandi vini, il vostro olio, il vostro pesce meraviglioso e tutti i prodotti da terra, con un clima splendido e con gente cordiale. Prossime tappe? Prossime tappe in Puglia, speriamo presto. Naturalmente il nostro referente Vincenzo Frigulti si occuperà naturalmente dello sviluppo della parte economica, diciamo di contatto con gli imprenditori, e speriamo di poter tornare presto in Puglia, che è bellissima. Turisticamente cosa andate a visitare oltre Monopoli? Andremo naturalmente a Bari, io sono ortodosso quindi ci tengo molto, per noi San Nicola per l'ortodossia è il santo forse più importante. Pertanto non solo per il Montenegro ma per la Russia, per tutti i paesi dell'est, la cattedrale di San Nicola è un punto di riferimento. Avremo la possibilità di baciare le reliquie del santo, che è una cosa già molto speciale, molto particolare, e poi visiteremo le grotte di Castellana, la stessa Monopoli che andremo a visitare nel centro, insomma tutte le bellezze della Puglia, che sono tantissime, sono notevoli. Padre Pio, ecco, un grande santo cattolico che veramente mette i brividi per la sua saggezza, per la sua santità e per i miracoli che riesce a fare. Andrete anche a Alberobello, Castel del Monte, Salento o no? Speriamo di riuscire a fare tutto, però ci sarà tempo anche in futuro poi per visitare. Intanto siamo in un posto molto bello che è il Casale Lemurgese, stiamo girando dei ristoranti eccellenti e abbiamo un piccolo gruppo di imprenditori che ci segue, che vengono dall'estero, Principato di Monaco, Grecia, Francia, Italia. Il principe Stefano Cernetić, a questo punto la ringrazio. Tra l'altro lei è nativo di Trieste. Io sono nato a Trieste sul confine perché ai miei tempi c'era la dittatura comunista e voi sapete che le dittature sono sempre qualcosa di negativo. Per fortuna adesso i Balcani sono un po' cambiati e è bello essere europei quando si parla di essere positivi, perché la nostra cultura europea ci permette le cose, anche di essere europei nel senso positivo, quindi di poter commerciare liberamente, di poter godere delle bellezze dell'Europa, che è tutta bella. La Puglia è bellissima, però tutta l'Europa è bella, la Francia, la Germania, diciamo che dappertutto viaggiando si trovano delle belle cose, e pertanto io mi sento tanto europeo, ma europeo in senso positivo, non l'Europa delle banche o delle lobby, ma l'Europa quella pulita. Grazie.